Palazzo dei Celestini, 4 maggio. Manfredonia che funziona si presenta, presentazione dei candidati e del candidato sindaco Giovanni Caradù. Allora Caradù, depositate le liste, qual è la ricetta di Manfredonia che funziona per le elezioni amministrative imminenti? Noi pensiamo di avere la ricetta giusta, perché Manfredonia che funziona è una proposta politica nuova per il governo della città. Noi pensiamo che la città deve essere governata con una ricetta nuova, che essenzialmente deve essere fatta da buonsenso ed essenzialmente deve essere fatta da migliorie sostanziali per quello che è l'attuale situazione. Noi non pensiamo di stravolgere le cose con delle proposte rivoluzionarie, perché in questo momento non hanno nessun modo di esserci. Noi pensiamo che la nostra proposta politica deve essere calata su quella che è la realtà: la macchina comunale, la burocrazia, le proposte di governo, miglioramento delle condizioni di chi ci lavora e che supporta i cittadini. Questa è la nostra ricetta. Poi nel merito, se volete, possiamo andare in qualsiasi argomento, perché abbiamo proposte articolate tra turismo, lavori pubblici, eccetera. Lei è stato sempre molto critico in questi 5 anni dell'amministrazione Riccardi. La prima cosa dalla quale lei ripartirebbe, che cambierebbe rispetto alla gestione di Riccardi, la prima che le viene in mente, quella dal quale partirebbe una sua eventuale macchina amministrativa governata da lei? Ma io ho detto che non si può ripartire senza una profonda ristrutturazione dell'apparato comunale. D'altronde anche le ultime vicende giudiziarie hanno fatto sì che hanno mostrato tutte le lacune di questa macchina comunale. Il personale va motivato meglio in termini economici e motivazionali, la ristrutturazione della burocrazia comunale va fatta in modo da essere più concreta e concisa, quindi va accorciata la catena di comando, dagli attuali 8-6 settori va portata a 4 con un dirigente, e che ci siano tra i vari settori del comune più, come dire, più sinergie, più dialogo, perché molto spesso, tra di loro ci si parla poco. Faccio un esempio: noi abbiamo un nostro consigliere che ha autenticato le firme dei nostri candidati, il quale ha fatto la richiesta di autentica delle firme un mese prima, l'ha protocollata al comune. Dopo un mese all'ufficio elettorale del comune questo documento non era ancora arrivato. Questo mi sembra sintomatico di come funziona questa macchina. La lista che ha creato è una lista giovane, 38 anni di media, un'alta percentuale femminile. Il fatto che la lista è fatta dalla maggior parte da persone dalla prima esperienza politica, o comunque non da un'esperienza politica lunga, pensa che possa essere un problema, un qualcosa che vi possa penalizzare? Beh, innanzitutto la componente femminile per noi non è stato un limite da raggiungere a tutti i costi, anzi per noi è stata una risorsa. Noi abbiamo un'alta percentuale di donne, e donne anche con di grande valore e spessore. L'età l'abbiamo detto, l'esperienza, innanzitutto il candidato sindaco è una persona di esperienza e politica e amministrativa, e perché no anche personale, per cui credo che insomma chi rappresenterà questa lista ha queste caratteristiche. Poi noi dobbiamo mettere comunque il vigore di queste giovani generazioni, abbiamo giovani che hanno tutte le esperienze di questo mondo, abbiamo insegnanti, abbiamo, perché anche l'esperienza di vita comunque serve nella pubblica amministrazione, non necessariamente ci deve essere l'esperienza di tipo amministrativo, anche se ci sono competenze valide. Il risultato che vi aspettate? Noi ci aspettiamo un risultato a 2 cifre. Noi ci aspettiamo il ballottaggio, che lo vediamo nell'aria, siamo certi che al ballottaggio ci si arriva. Dopodiché ci adoperiamo affinché questo avvenga. Però noi ci crediamo fermamente, siamo convinti che questo ha un serio fondamento. Ultima curiosità, alla Regione avete dato come movimento indicazione di voto o comunque c'è libertà? No. Noi siamo un movimento che rappresenta molte espressioni.
all'interno del nostro movimento è un movimento civico, quindi essenzialmente non è legato al partito, che però rappresenta sensibilità diverse, quindi non abbiamo dato assolutamente nessuna indicazione. Fermo restando che noi siamo un movimento del territorio, quindi gradiremmo che alla Regione Puglia ci fosse espressione del territorio. Grazie.